Buonasera telespettatori, affrontiamo questa sera un argomento di attualità che peraltro è un argomento non nuovo alla cronaca di questa provincia. Mi riferisco ai lavoratori delle comunità montane, agli operai forestali che non percepiscono lo stipendio da oltre un anno in molte comunità montane della regione Campania e della provincia di Avellino. E in questi giorni c'è stata una clamorosa protesta degli operai della comunità dell'Irno Solofrano con un blocco stradale sul raccordo Napoli-Avellino all'altezza di Fisciano. Una manifestazione iniziata eh, l'altro ieri e eh, che continua anche oggi eh, con addirittura la presenza eh, di Niki Vendola, il quale è il Presidente della mh, Giunta regionale della Puglia porta una sua solidarietà e una sua vicinanza agli operai che non percepiscono lo stipendio. Da oltre 15 mesi. Siamo abituati ormai a queste clamorose proteste, che ormai diventano sempre più pressanti perché il tempo passa e la regione non dà delle risposte o le dà parzialmente. Come ha fatto proprio eh, ieri eh, nella commissione agricoltura, dove si è eh, provveduti a liquidare una parte eh, del, degli stipendi arretrati relativamente al 2011, nemmeno tutto il 2011, quindi, eh, ma comunque, è una prima boccata eh, di eh, ossigeno. Invece, eh, la, eh, come dire, la pratica per lo sblocco dei fondi FAS, eh, che dovrebbero essere eh, i fondi da cui attingere per il pagamento degli stipendi arretrati, ma anche per i nuovi stipendi, ancora è in fase di istruzione, eh, quindi si procede a rilento le solite eh, macchinose. Eh, vicente della burocrazia eh, regionale e intanto gli operai soffrono, c'è eh, una incertezza economica per questi operai ma c'è anche una incertezza di prospettiva lavorativa eh, soprattutto per quanto riguarda lo stesso, lo stesso contenitore istituzionale in cui essi lavorano come le comunità montane che sono in una sorta di limbo istituzionale perché sono state soppresse dal legislatore a livello nazionale, ma la regione non legifera se mantenerle come mantenerle oppure se dare vita, come sembra più probabile, alla unione dei comuni. Anche quest'ultima Uh, Quest'ultima associazione uh, istituzionale uh, necessaria per uh, garantire il governo dei servizi territoriali, soprattutto dei piccoli comuni, stenta però a decollare, a partire. C'è un accenno uh, tiepido soprattutto di alcune realtà, anche della nostra provincia, dove si sta discutendo in alcuni paesi, in alcune località, come pure in Alta Irpinia, sulla possibile costituzione, non ancora sicura, certa, dell'Unione dei Comuni, dividendo la geografia, soprattutto per quanto riguarda il piano di zona sociale, che dovrebbe essere poi il contenitore massimo. Su cui eh, ricalibrare tutta l'unione dei comuni in alcune eh, divisioni eh, territoriali di, comuni, di 5 o 6 comuni eh, che afferiscono a più, a, a più, uh, a più unioni. Eh, sicuramente questa è una scelta. Eh, necessaria perché il governo dei servizi sul territorio, quello strettamente comunale, ormai è impossibile da realizzare, vista la ristrettezza economica in cui versano eh, i comuni, eh, sempre di più a caccia di finanziamenti, ma sempre di più con il cordone della borsa stretto dal governo centrale che ha diminuito i trasferimenti agli enti locali per la crisi difficile economica che sta vivendo la, la nazione. Quindi i comuni vivono una vita grama con poche risorse e hanno bisogno quindi di consorziare alcuni servizi come quello della polizia urbana, già sono stati consorziati ad esempio le segreterie comunali dei piccoli comuni, ma c'è bisogno anche di consorziare gli uffici tecnici eh, per con, di consorziare eh, la, la vigilanza, il trasporto degli scuolabus, le stesse scuole che vanno oh, come dire, integrate tra comuni. Eh, Sant'Andrea di Conza e Conza della Campania, esempio, hanno messo insieme scuole elementari e scuole medie con una divisione come dire, equilibrata. Un istituto delle scuole elementari sta in un paese, quello delle scuole medie sta in un altro. Quindi una, un primo inizio di eh, fusione eh, difficile sicuramente tra le comunità, ma pur necessaria per garantire la sopravvivenza. C'è eh, oltre a questa, eh, questo elemento di natura economico anche una certa propensione del legislatore ad unire, assorbire, fondere eh, i vari comuni. Patron Griffi infatti vuole presentare una proposta di legge per assorbire i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, di fonder, di fare uniche realtà amministrative, anche se quindi la fusione dei comuni diventa difficile, il comune. È, è, è antico, antichissimo, ha una sua grande radice, una sua grande tradizione addirittura eh, millenaria, quindi è una delle istituzioni più antiche, più solide sul territorio a cui poi si unisce anche una sorta di identità e di gerosia campanilistica che è sempre difficile eh, a costruire quindi fusioni tra comuni mentre è più semplice più naturale ha anche eh, più logica questa unione eh, dei servizi e della gestione dei, eh, dei servizi. Vorrei anche eh, come dire, affrontare eh, un altro tema eh, partendo dalla provocazione che eh, alcuni giorni fa eh, ha fatto il presidente della provincia di Avellino, eh, Cosimo Sibiglia, nella trasmissione di uno mattina eh, intervistato con l'altro presidente di Benevento Cimitile. Per la fusione delle province di Avellino e Benevento che già abbiamo avuto modo di parlare e di discutere nella trasmissione di venerdì scorso. Ebbene, il presidente della provincia che non ci sta al fatto che scompaia soprattutto Avellino e il suo capoluogo. Perché nell'accorpamento Avellino, che ha tutti i parametri per restare provincia, poi viene, perde il capoluogo a favore di Benevento, che invece non ha lo status giuridico per restare provincia, in quanto non, non c'entra quei parametri del, del decreto. Ma. Al di là di, questa, uh, di questo aspetto che eh, Sibiglia ha evidenziato, la provocazione del Presidente della provincia è che non le amministrazioni provinciali debbono essere eliminate o fuse, ma uh, lo spreco vero e quindi l'eliminazione sono le regioni. E qui si innesta un uh, discorso delicato perché. Eh, le regioni sono al centro di, uno, di vari scandali. Abbiamo visto eh, gli scandali che hanno portato alla dimissione della Polverino in, eh, in nel Lazio, ma anche agli scandali che stanno assediando da tempo. La, la Lombardia con, eh, con, con Formigoni e anche una serie di altri scandali di sprechi soprattutto eh, di denaro pubblico che si perpetrava eh, all'ombra dei, dei consigli regionali. Ma questo non giustifica sicuramente una soppressione dell'ente Regione che invece va riformato. Voi sapete che le regioni sono una istituzione prevista nella Costituzione italiana sin dal 1948, ma che sono entrate in funzione, sono state istituite solo nel 1970. Quindi è una istituzione recente, non collaudata, che peraltro alla prima fase di impianto ha avuto poi con la riforma del titolo V della Costituzione, soprattutto nel 2001, una serie di nuovi poteri e soprattutto di materie non più delegate, ma di materie autonome di cui la Regione ha gestito comple completamente. Con la modifica del titolo V c'è la costruzione di un impianto federale in Italia che vede nelle regioni un elemento in, in, importante e, e centrale. Quindi c'è una funzione come dire, fondamentale, necessaria, importante delle regioni, anche se corrisponde a questa importanza di natura legislativa una mediocrità della classe politica regionale. Eh, abbiamo visto in questi giorni gli scandali che sono emersi. Eh, Uh, tutte le gozzoviglie uh, di alcuni personaggi uh, che uh, pensano come dire, uh, di costruire una politica da basso impero, uh, da festini quotidiani, uh, da uh, azioni diciamo di, di, di pantagrueliche di continui pranzi, cene, uh, una vita quindi come si dice, di sperpero. Che è di corruzione morale ed, 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 ed etica. E anche qualche piccineria, qualche straccioneria, come quello che è emerso in questi giorni in regione Campania, dove la Guardia di Finanza sta controllando i dati dal 2008 al, 2000, i conti meglio, dal 2008 al 2013, e dove è emerso che addirittura. Consiglieri regionali approfittavano di acquistare le sigarette con i fondi dei vari gruppi, proprio una straccioneria unica rispetto a persone che hanno anche lautistipendi e quindi possono sicuramente compensare queste, queste spese. Ma questo non giustifica questo malcostume, questa mediocrità della classe politica italiana, questa sfacciataggine unica che eh, ha dominato la scena politica eh, regionale, non solo regionale, non giustifica che noi dobbiamo buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. La regione va modificata, è un ente è, come dire, molto pachidermico, eh, lento nelle, nelle sue, quindi c'è bisogno di una ristrutturazione della macchina burocratica, una semplificazione a cui deve corrispondere anche il trasferimento di alcune competenze agli enti locali, non l'accentramento solo della gestione da parte della Regione. La Regione deve anche modificare il suo aspetto eh, diventando il motore dello sviluppo, soprattutto nel mezzogiorno, dove il regionalismo può imprimere la svolta significativa per lo sviluppo della, della, del sud, ma con investimenti produttivi, non con investimenti clientelari, non come si è fatto impropriamente dei fondi comunitari sperperati per un verso o non utilizzati per l'altro, per mancanza quindi di coraggio, di lungimiranza e soprattutto per un vecchio vezzo della politica italiana, di usare le risorse pubbliche per accrescere il potere personale dei vari, dei vari politici. Solo così si può quindi con un salto di qualità riprendere la strada di un nuovo regionalismo che è soprattutto di costruire intorno al regionalismo quella che è sicuramente la madre di tutte le riforme, che è concentrata nel discorso del federalismo, che è e resta la spinta alla innovazione istituzionale in Italia. Il federalismo è stato compresso. Eh, negli ultimi mesi, da una crisi che ha fatto sì che il governo Monti accentrasse più che decentrasse la spesa, costruisse quindi una regia tutta romana a discapito del, del decentramento proprio per controllare la spesa. Ma a momenti eccezionali si risponde con misure eccezionali. Noi dobbiamo. Prepararci per quando ci sarà la ripresa e dobbiamo prepararci costruendo una nuova classe dirigente. Quella delle classi dirigenti è il tema centrale. Ci saranno fra qualche mese nuove elezioni. Speriamo di non vedere ancora candidati nani e ballerine. Sarebbe la morte della democrazia, sarebbe la morte sicura dell'Italia. Buonasera telespettatori.